Tartufon, c'est bon. Oui, oui. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale, cavalcando un must anni 80, il tartufon. Tartufon se buone e oggi noi faremo non il tartufone, che sta facendo, ma bensì, voi? Lascia perdere, ma bensì i tartufini, sì, quindi una ricetta tartufini, golosa. Facili, anche questi senza cottura, pronti in 7 minuti, la smetti, cosa stai facendo? Niente. Pronti in 7 minuti e se qualcuno mi infastidisce potete anche lanciargliene uno. Bene, non so perché, ma va bene, noi andiamo di là, andiamo a preparare questa ricetta. Ed ecco gli ingredienti per preparare i nostri tartufini. Tre ingredienti ci occorreranno: 300 g di biscotti al cioccolato e nocciola. Io uso i pan di stelle. Poi della 300 g di Nutella. No, è tutto col 3. E la granella. Come prima cosa riduciamo i nostri biscotti in polvere. Voilà! E ora? Versiamo all'interno della ciotola i nostri biscotti sbriciolati. Uniamo 300 g di Nutella. Con una forchetta, piano piano, incorporiamo i due ingredienti, l'uno all'altro. Ok, adesso mi bagno leggermente le mani, o di acqua o di olio, io preferisco di acqua, quindi prendo una cucchiaiata col fai palline da gelato, la divido perfettamente a metà e con la mano bagnata faccio una bella pallina. Voilà, fatta la pallina, la tuffo nelle nocciole e quindi inserisco il tartufino nel mio pirottino, così. Prendo bagno, creo pallina. L'acqua o l'olio che metterete servirà anche per far aderire bene le noccioline alla superficie della pallina. Tuffate e fate aderire ben bene. Ed ecco i nostri tartufini belli e pronti per andare a riposare 4 ore in frigorifero. Tirati fuori dal frigo saranno belli sodi ma morbidi al morso e molto molto avvolgenti durante la masticazione, ve lo giuro. Bene, mettiamoli in frigo e poi voi li rivedrete nelle foto. E noi ci vediamo dopo. Un bacio! Com'è semplice preparare questi tartufini. Se anche voi siete golosi di tartufini e non vi piacciono quelli industriali, volete provare a farli, provate questa ricetta, è veramente golosa, è veramente facile da fare e in più vi offriamo anche un mestolo. Ma cosa stai dicendo? Non lo so. Allora, tartufini molto buoni, molto semplici, soprattutto adatti a grandi e bambini. Se volete, come vi ho detto, un gusto più adulto, inserite del rum o un vino liquoroso, verranno spettacolari. Se invece ma li volete un più adulto in che senso? Con un aroma di liquore. Ah, no, tipo buono. Sexy, cose strane. Dipende, no. Quando li usi potrebbero dipende. Diventarlo potrebbero mentre diventarlo, se... in che senso? Vogliamo... non vogliamo saperlo, non vogliamo. C'hai, hai, puoi raccontare un aneddoto? Stai uscendo dal pannellone. Oh no, scusa, puoi raccontare un aneddoto? No. Benissimo. Bene, se anche voi volete provare questi tartufini e offrirli ai vostri vicini, stavo parlando, questa è la ricetta giusta. Stavo dicendo una cosa, mi hai ammutolita imbarazzandomi. Veramente, io? No, non l'ho fatto apposta, credimi, non è mio...
comunque anche il gusto bambino è buono, quindi provateli in entrambe le versioni. In che senso il gusto bambino? La smetti, basta, è Natale, dacci tregua. Bene. Signore, rimproveratelo, ditegli che è boccaccesco. Boccaccesco e boccaccio. Va bene ragazzi, basta parlare. Sboccato o boccaccesco? Come non lo so, dice? Non lo so. Vabbè, basta parlare ragazzi, andiamo a tartufare. Ci vediamo sempre qui per il prossimo video sulle vostre tavole. Io non ho capito che sta facendo. Ciao, ciao.